Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. TAR della Calabria annulla i decreti emanati dal commissario Scura, stop al taglio del budget destinato alle strutture private accreditate, soddisfatte le associazioni di categoria. È tornato l'incubo degli incendi, ieri giornata difficile, questa mattina erano 6 focolai attivi, la protezione civile è al lavoro. Inaugurato a Rende il biodigestore, il primo realizzato nel centro-sud Italia, costruito interamente in Calabria, durante la cerimonia da registrare la protesta dei cittadini che abitano nella zona dove ha sede la società proprietaria dell'impianto. Tornano a protestare alla cittadella i tirocinanti della giustizia, chiedono la proroga della convenzione che il governo nazionale ha bloccato, appello alla regione affinché intervenga. Ha riaperto stamattina la strada che collega Maida a Girifalco, interrotta da una frana da oltre un mese, lavori ultimati in tempi brevissimi. Seconda sconfitta consecutiva per il Crotone che cade a Pescara, in Serie C rende vittorioso a Monopoli, il Catanzaro si aggiudica il derby con la Vibonese. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura parliamo di sanità con la decisione del TAR della Calabria che ha annullato i decreti 72 e 87 che tagliavano il budget delle strutture private accreditate, soddisfatte le associazioni di categoria, con questa sentenza garantiti i livelli essenziali di assistenza. Il TAR della Calabria dà ragione ai laboratori d'analisi e boccia il commissario Scura. Con la sentenza di oggi il Tribunale Amministrativo Regionale ha annullato i decreti 72 e 87, il primo emanato nel marzo di quest'anno, il secondo risalente ad aprile, documenti che definivano i tetti di spesa per le strutture private accreditate. La decisione del commissario alla sanità in Calabria, che di fatto tagliava risorse per 12 milioni rispetto all'anno precedente, ha avuto delle conseguenze. Dapprima la protesta vibrata delle strutture private accreditate e degli operatori che sono scesi in piazza, poi la sospensione delle prestazioni erogate creando notevoli disagi, niente prelievi né assistenza specialistica ambulatoriale e lo spettro del licenziamento di personale. ANISAP e Federlab, le associazioni di categoria, hanno presentato il ricorso. In sostanza la giustizia amministrativa ha rilevato che i tagli consistenti al budget dei privati non è stato compensato da un incremento della produttività della rete pubblica. In realtà la tesi, o meglio l'obiettivo di Scura, era incrementare le prestazioni nella sanità pubblica, ma negli ospedali né gli ambulatori delle aziende sanitarie provinciali delle 5 province calabresi hanno registrato l'aumento di attività. Inoltre il commissario, a cui il TAR aveva chiesto l'integrazione di documenti, sono sempre le carte ad essere valutate, non ha risposto. I giudici dunque hanno deciso e hanno accolto il ricorso delle strutture accreditate. Il TAR ha riconosciuto che tagliare risorse ai privati accreditati equivale a tagliare prestazioni ai cittadini, e questa quindi è una vittoria non solo delle strutture accreditate, ma una vittoria dei cittadini, perché il TAR ha sancito il principio fondamentale che prima di operare dei tagli a delle strutture che lavorano per conto del sistema sanitario regionale è necessario verificare che i livelli essenziali di assistenza e quindi i fabbisogni minimi dei cittadini vengano garantiti. Questo non è stato fatto. Il commissario Scura ha tagliato in maniera indiscriminata senza tenere conto di quelle che sono le esigenze di prestazioni e di salute dei cittadini, e quindi i primi danneggiati sono stati proprio i calabresi, che non hanno potuto ricevere queste prestazioni né dal privato accreditato e né dal pubblico, che non era stato quindi messo nelle condizioni di poterlo fare e che di fatto non ha potuto erogare quelle prestazioni che non erano state più acquistate dagli accreditati.
Cambiamo adesso argomento perché i vigili del fuoco e la protezione civile sono al lavoro nelle ultime ore in Calabria perché le fiamme sono state alimentate dal vento e hanno creato disagi sia nel Crotonese che nel Cosentino ma anche nel Catanzarese. Il responsabile della protezione civile Carlo Tanzi dice è un attacco criminale. Il fumo nero e i disagi dopo una notte di fuoco in Calabria, Crotone 34, gli interventi dei vigili del fuoco distrutti decine di ettari di vegetazione nel bosco costiero di Sovereto a Isola Capo Rizzuto, roghi nel Cosentino a Guardia Piemontese, Serraiello, Mantea, disagi sulla statale 18 e a Catanzaro sulle colline nella zona di Germaneto, casualità o regia dietro le fiamme. Si è trattato di un attacco criminale, l'autocombustione a queste latitudini non esiste, può esistere in Africa dove fa molto più caldo. Ecco, qui sono tutti incendi dolosi, che è la cosa più inquietante. Questi criminali hanno approfittato della giornata ventosa di ieri e hanno appiccato gli incendi quando all'imbrunire, cioè quando sapevano che gli elicotteri, i canadair non potevano intervenire. E sono partiti i primi incendi intorno alle 7 di ieri sera e sono proseguiti gli appicchi fino alle 5 di stamattina. Quindi è chiaro, è evidente, la mafia dei boschi colpisce in questo modo, in modo organizzato, in modo strategico, aspettando il vento e aspettando l'imbrunire. La situazione è ora sotto controllo, si è lavorato H24 con lo sguardo rivolto al fuoco alimentato dal vento. Le fiamme non sono arrivate alle case, insomma, quindi, però hanno creato dei problemi e potevano creare problemi ancora più gravi se fossero arrivate alle case. Gli incendi sono stati tutti spenti nell'arco delle 24 ore. Ricordiamo che l'anno scorso c'erano incendi che sono durati fino a 2 mesi, no? E quindi insomma c'è una, per registrare una migliore organizzazione complessiva, ma su scala nazionale, nello spegnimento, insomma, visto che lo scorso anno sono venute a mancare le guardie forestali. Adesso cambiamo ancora argomento. Inaugurato a Rende il biodigestore, il primo realizzato proprio nel centro sud Italia, costruito interamente in Calabria. Durante la cerimonia però da registrare la protesta dei cittadini che abitano nella zona dove ha sede la società proprietaria dell'impianto. Gianluca Pasqua. Non c'è inaugurazione che si rispetti senza il taglio del nastro e la benedizione, e così anche la cerimonia di apertura del nuovissimo biodigestore all'interno dell'azienda Calabra Macei di Rende è stata salutata con grande soddisfazione dal mondo politico e imprenditoriale. Si tratta di una bioraffineria capace di trattare la frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata e produrre biometano. Solo applausi? Non proprio, come spesso accade se da un lato si gioisce per una nuova attività, c'è chi invece protesta. A pochi metri dall'impianto, ecco i cittadini che abitano nella zona industriale di Rende, voci e cori contrari al biodigestore, in funzione già dal 28 agosto, ma svelato soltanto in questi giorni. Manifestanti e ambientalisti lamentano la fuoriuscita di emissioni maleodoranti dall'impianto. Quando c'era la legnochimica, la puzza si sentiva fino a... all'inizio di sé, adesso si sente fino a taverna, fino a 4 miglia, combinazione chissà perché. L'azienda difende il proprio operato tentando di tranquillizzare l'opinione pubblica. L'impianto, dice Crescenzo Pellegrino, rispetto all'ambiente non è nocivo. Non è un impianto che, dove ci sono delle emissioni. Ci sono soltanto un controllo delle emissioni d'origine, perché trattando rifiuti organici è chiaro che ci sono i presidi per trattare l'aria che, di processo. E l'aria di processo viene trattata appunto nei biofiltri che sono a servizio dell'impianto. Non è che qui l'impianto è fermo e quindi in questo momento non sentite puzza perché l'impianto è fermo. Anche oggi l'impianto ha lavorato a pieno regime, circa 700 tonnellate di rifiuti, eppure questo è il risultato che potete sentire pure voi. Il dibattito non finirà certo qui. Intanto l'impianto, quasi completamente made in Calabria e unico al centro-sud, funziona a pieno regime utilizzando la frazione organica raccolta sul territorio provinciale cosentino e producendo il metano che viene immesso direttamente nella rete SNAM. Questo è un impianto che è a regime e il regime si raggiungerà per la fine del prossimo mese di ottobre. Produrrà una quantità di biometano pari a circa 500 metri cubi ora, che sono bastevoli per appunto far andare 10.000 auto, fare in pieno a 10.000 macchine al giorno.
Cambiamo ancora argomento, parliamo della pagina del lavoro perché tornano a protestare alla cittadella di Catanzaro i tirocinanti della giustizia che chiedono la proroga della convenzione che il governo nazionale ha bloccato, l'appello alla regione affinché intervenga. Nuovo sit-in dei tirocinanti della giustizia a Catanzaro davanti alla sede della cittadella regionale chiedono la proroga della convenzione per il loro utilizzo negli enti pubblici, una convenzione bloccata dal governo nazionale e così circa 100 persone, una delegazione dei 1000 tirocinanti della giustizia che in Calabria sono interessati alla vertenza, hanno raggiunto questa mattina la città capoluogo per sollecitare l'intervento della regione che con il governo ha firmato la convenzione per avere certezze sulla proroga. Siamo rimasti invastiditi, se così si può dire, dall'atteggiamento del governo nazionale che ha voluto bloccare questi laboratori e nonostante ci fosse una convenzione firmata a 24 mesi è arrivato questo blocco da parte del governo nazionale che non gli ha dato la possibilità di fare gli altri 12 mesi ai lavoratori. Il governo regionale oggettivamente ha una colpa, quella di essersi accorto di questa difficoltà all'ultimo minuto. Siamo venuti qua in quanto regione e anche firmataria della convenzione col governo nazionale per far sì che a Roma capiscano che non si possono permettere il lusso di bloccare 1000 persone in questo modo. Una delegazione di tirocinanti è stata poi ricevuta dal dirigente alle attività produttive Fortunato Varone, il quale ha assicurato l'impegno della regione, una problematica che potrebbe essere superata a breve, ma i tirocinanti sottolineano: non ci fermiamo, aspettiamo di vedere le carte. Noi ci auguriamo che oggi si faccia chiarezza e si dia certezza sul futuro di questi lavoratori. È stata riaperta la strada Girifalco-Maida nel Catanzarese, era stata chiusa a causa di una frana, necessario un intervento di 480.000 euro finanziato dall'ente provincia. Si lavora sulle linee sparti traffico, ma la provinciale è stata riaperta. La strada Girifalco-Maida, la trasversale che collega le grandi vie di comunicazione Tirreno con lo Ionio, la 106, è percorribile dalle auto. L'infrastruttura era stata chiusa perché insicura, necessario un consolidamento del corpo stradale che ha permesso di risolvere i problemi legati al movimento franoso, lo stesso che aveva provocato nei mesi scorsi l'abbassamento della corsia, l'asfalto. Alto sembrava deformato. Oggi, con una settimana d'anticipo rispetto alla scadenza indicata, la provinciale sta riconsegnata al territorio, facilitando la vita dei cittadini. Un intervento finanziato dalla provincia di Catanzaro. Con grandi sacrifici siamo riusciti ad investire delle risorse, circa 470.000 euro, e spostare la carreggiata, mettere in sicurezza la collinetta accanto a noi e bypassare il fenomeno del sifonamento che causava, diciamo, problemi alla carreggiata. Quindi tecnicamente l'intervento è riuscito, quindi ci auguriamo che questa strada possa continuare ad essere per tantissimo tempo una via importante per mettere in comunicazione il Tirreno e lo Ionio e quindi questo territorio essere recuperato, diciamo, ad un sistema viario accettabile, sicuro e capace di avvicinare le due sponde, diciamo, della Calabria, quella ionica con quella tirrenica. Adesso ci spostiamo a Palmi, dove si valorizza uno storico sentiero del Tracciolino. Un sentiero, quello del Tracciolino, che unisce Palmi a Bagnara, conosciuto da una nicchia di appassionati di trekking che ne hanno fatto un punto di riferimento delle loro escursioni, trova la sua particolarità nella bellezza oggettiva perché è collocato a ridosso dei costoni della conosciutissima Costa Viola e senza ombra di dubbio può essere considerato tra i più spettacolari sentieri d'Italia percorribili, con paesaggi mozzafiato. Ora il comune di Palmi tenta di fare il salto di qualità facendolo conoscere maggiormente ad una platea più ampia, portandolo anche in sicurezza. E l'opportunità parte con i cosiddetti patti di collaborazione con le associazioni del territorio. Le prime firme per valorizzare il tracciato sono con il Rotary Club di Palmi e il coordinamento delle associazioni della Costa Viola ETS, che andranno a potenziare il sentiero del Tracciolino, migliorandone la fruibilità, l'accessibilità e l'attività formativa. Soddisfazione anche per il sindaco Giuseppe Ranuccio, il quale sostiene che i patti di collaborazione hanno dato ottimi risultati.
incontri, sia per ciò che riguarda i loro risultati, sia per ciò che concerne il coinvolgimento dei cittadini nella vita della città. Crediamo, aggiunge ancora il primo cittadino, che questo modus operandi sia utilizzabile anche per il nostro patrimonio naturalistico ed ambientale, che può essere valorizzato grazie alla collaborazione con la parte attiva della cittadinanza. Adesso ci spostiamo a Vibo, dove questa mattina nella sede del comando provinciale della Compagnia dei Carabinieri di Tropea si è svolta proprio una conferenza stampa per illustrare i risultati dell'attività svolta dal reparto nel periodo estivo. Con il sequestro di 35 kg di marijuana già pronte per l'uso e di altre 29.000 piante negli ultimi tre mesi, l'area del Poro e la collina sopra la Tropea si conferma territorio favorevole per la produzione e lo spaccio di questa sostanza stupefacente. La conferma viene dai carabinieri della Compagnia di Tropea che nel periodo estivo hanno intensificato l'attività di controllo del territorio, area che diventa protagonista per l'incremento delle presenze grazie ad un flusso turistico decisamente in crescita. Eppure, nella predisporre il resoconto delle attività nel periodo estivo ormai concluso, salta agli occhi un dato positivo ed in controtendenza che è stato evidenziato nel corso di un incontro che il comandante della compagnia maggiore Dario Solito ha avuto con la stampa. In un territorio che rimane a forte produzione e consumo di marijuana, però l'infrazione alla guida è praticamente assente. È uno dei dati che è emerso da questo periodo estivo, che a fronte di un certo quantitativo di infrazione per l'uso di sostanze alcoliche, fa di contraltare il dato zero come numero di infrazione per quanto riguarda la guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Questo più in generale fa capire che c'è maggiore attenzione quando ci si mette alla guida. Sì, è un dato che è stato rilevato, che in effetti comunque, nonostante l'enorme mole di persone che hanno fruito della strada nel periodo estivo, soprattutto tra Tropea e Capo Vaticano, c'è stato un certo contenimento sia nelle infrazioni per quanto riguarda appunto la guida in stato d'ebbrezza, la totale assenza di infrazioni per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e anche una certa calo tendenziale di tutto quello che è stata le infrazioni anche riguardanti fenomeni antipatici come il mancato controllo per la sicurezza dei bambini durante la guida. Rimane però un aspetto, le strade principali di questa zona, la 522 e la provincia 17, rimangono strade insicure che hanno provocato ancora gravi incidenti. Noi comunque stiamo operando un'attenta opera di monitoraggio sulle strade, facendo dei posti di controllo, posti di blocco, in modo il più possibile di cercare di garantire la salute e l'incolumità dei fruitori della strada. Prima di andare a vedere la nostra rubrica dedicata ai 100 secondi di cronaca, c'è la notizia del dissequestro del Ponte del Diavolo. Siamo a Civita, nel Cosentino, che era stato sequestrato lo scorso 23 agosto, proprio insieme alle gole del Raganello, dopo la tragedia che si era consumata il 20 agosto nel canyon, dove a causa della piena del torrente, lo ricordiamo, morirono 10 persone. Il provvedimento è stato disposto dal procuratore della Repubblica di Castrovillare, Eugenio Facciolla, a seguito proprio della richiesta dell'avvocato Riccardo Rosa, legale di fiducia del sindaco di Civita. Il provvedimento di dissequestro è stato notificato proprio in serata al sindaco dai carabinieri forestali, i quali dovrebbero provvedere proprio ad aprire il varco nelle prossime ore, deponendo i sigilli che erano stati apposti. L'avvocato aveva motivato la richiesta sostenendo proprio che il Ponte del Diavolo, oltre ad essere considerato una meta turistica, anche un collegamento viario pedonale alla mulattiera che conduce alla località Cioro. Intanto questa mattina si è svolto il già programmato sopralluogo nelle gole, i consulenti nominati dalla procura, dai 7 indagati e da 2 parti offese a causa delle avverse condizioni atmosferiche, però non hanno visitato la zona delle gole ma hanno continuato il lavoro già iniziato durante il sopralluogo di mercoledì scorso, visitando alcune zone meno impervie ricadenti nel comune di San Lorenzo Bellizzi. Stamattina infatti nella zona del Raganello, così come in gran parte della Calabria, vi era un forte vento che ha sconsigliato ai periti addentrarsi proprio nelle gole del torrente. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca.
Era a bordo di un motociclo e aveva con sé un panetto di cocaina di oltre mezzo chilo. Paolo Nirta, di 41 anni, ritenuto esponente di spicco della cosca Nirta Strangio di San Luca, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Bovalino con l'accusa di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente e detenzione di arma clandestina. Nirta ha tentato di sfuggire al controllo dopo che i poliziotti gli avevano intimato l'alta, ma è stato raggiunto e bloccato. Sono stati sorpresi mentre erano intenti ad irrigare una piantagione di canapa indiana all'interno di un terreno a 5 frondi nel Regino. Due cittadini gambiani di 38 e 26 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Taurianova con l'accusa di coltivazione di sostanze stupefacenti. I militari hanno trovato i due all'interno di un terreno nascosto dalla fitta vegetazione, dove c'erano 170 arbusti, la maggior parte dei quali alte tra i 3 e i 4 metri. Sono stati rinviati a giudizio Marco Gallo e Federica Guerrisi, coniugi insospettabili, accusati dell'omicidio di Francesco Berlingeri, il fruttivendolo di 57 anni, ucciso la sera del 19 gennaio dello scorso anno in via Fiume davanti al suo negozio. Lo ha deciso il GUP di Lamezia Terme. Marco Gallo è in carcere dal 31 luglio dello scorso anno e accusato anche di aver commesso un altro omicidio, quello del dipendente delle ferrovie Gregorio Mezzatesta, commesso a Catanzaro il 24 giugno del 2017. Il processo a carico dei due coniugi avrà inizio il 29 novembre in corte d'assise a Catanzaro. Autocisterna bloccata all'interno della galleria Serraspiga nel tratto cosentino dell'autostrada del Mediterraneo. Il mezzo è stato interessato da un principio di incendio del motore che ha reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Un'altra notizia di cronaca arriva dalla Lamezia Terme, dove una donna è stata denunciata proprio dal personale del commissariato di polizia per stalking nei confronti di un noto professionista lametino. Tra agosto e settembre per le strade della città erano comparsi biglietti diffamatori nei confronti del noto professionista relativi alla sua vita personale e affettiva. Gli investigatori, anche attraverso le telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a identificare la donna che aveva diffuso i biglietti diffamatori, scoprendo che si trattava di una persona legata al professionista in passato da una relazione sentimentale. Non accettando la conclusione della storia, la donna aveva deciso di vendicarsi diffondendo di notte per circa 2 mesi bigliettivi offensivi nei riguardi dell'uomo, colpendolo negli affetti familiari. Adesso ci spostiamo a Cosenza, dove c'è un altro importante finissage che ha visto protagonisti diversi artisti che si sono alternati nei box art. A Cosenza, sul lungo fiume Crati, si è conclusa la residenza artistica dei box art, avviata lo scorso 13 settembre, con la presentazione delle opere alla città da parte degli artisti che per circa 2 settimane si sono integrati nel tessuto urbano e sociale della città. Questo è un grande focus sull'arte contemporanea, ma anche sulle arti in genere, sulla un grande multidisciplinarità delle arti. Artisti che vengono appunto dal mondo e poi ci portano dietro questo racconto di una città che è in continua evoluzione, in continuo cambiamento. Gli artisti diventano appunto un vero e proprio drone di visione e di racconto che si espande poi nei loro centri di appartenenza. Sono stati 14 gli artisti di provenienza e generazione diversa, scelti per la loro particolare attenzione alle diverse forme di linguaggio, che vanno dal disegno alla parola. Molti dei disegni e delle pitture che noi vediamo in questa edizione riguardano questioni della Calabria, quindi il suo paesaggio, la sua cultura, sia antica e anche contemporanea, oppure anche il suo linguaggio, per esempio. Abbiamo chiesto agli artisti, visto che la maggior parte di loro lavorano con il disegno e con la parola, una intervista illustrata, quindi delle risposte fatte con dei disegni, con delle immagini. E quindi il risultato è proprio alle mie spalle, ci sono alcuni dei lavori realizzati dagli artisti che in effetti raccontano la loro esperienza qui sul territorio, in questo periodo di residenza con gli altri artisti, insomma. Il finissage della residenza artistica legata al Festival del Fumetto, in corso in questi giorni nel capoluogo Abruzio, si è concluso con una performance sulle parole dimenticate del dialetto calabrese. A Rovito adesso per il primo corteo storico, proprio per rievocare la fucilazione dei fratelli Attilio ed Emilio Bandiera, una manifestazione organizzata dalla Proloco che ha ottenuto un grandissimo successo.
Ecco il primo corteo storico, Chi per la patria muore, per rievocare la fucilazione dei fratelli Attilio ed Emilio Bandiera, eroi del Risorgimento. Una manifestazione preparata nei minimi particolari dalla Proloco di Rovito, che per allestire la rappresentazione storica ha coinvolto l'intera collettività. Centinaia di persone hanno seguito il corteo che, partito da piazza San Nicola di Motta, si è snodato per le vie del paese fino a piazza Fratelli Bandiera, dove è stato rivissuto il momento in cui i due patrioti, insieme ad altri cinque compagni, furono fucilati dal plotone di esecuzione dell'esercito borbonico. Era il 25 luglio del 1844 e così la storia del Risorgimento italiano, studiata sui libri di scuola, rivive nel piccolo borgo alle porte di Cosenza. La marcia silenziosa, le comparse e i figuranti vestiti con abiti d'epoca, il suono cupo e martellante dei tamburi rovitesi che hanno sottolineato gli ultimi istanti di vita dei fratelli veneziani e dei loro compagni. Tirate! Fuoco! Al termine del corteo, l'esecuzione dell'inno di Mameli, cantato con grande partecipazione e commozione da tutti i presenti. Una manifestazione che ha ottenuto dunque un grande successo. Contentissima, anzi strafelice direi, perché la partecipazione è stata massiccia, seppure alla prima esperienza, primo debutto. Come primo evento da parte della Proloco, che si sta impegnando veramente tanto per valorizzare il nostro territorio, devo dire che oltre ad essere stato partecipato, visto l'importanza poi del tema, perché hanno fatto un lavoro a livello culturale, sociale, io volevo solo da parte mia, ma da parte di tutta l'amministrazione comunale, ringraziare l'impegno che queste persone stanno dando per la Proloco, per il paese, e soprattutto stanno facendo partecipare tantissimo i giovani. La serata si è conclusa con l'esibizione delle allieve delle scuole di danza del territorio e con il concerto dei Sabaton Quartet in Piazza del Popolo. Ed ora parliamo di calcio, innanzitutto con la Serie B, perché finisce 2-0 proprio il match infrasettimanale della quinta giornata di Serie B, in programma allo stadio Zini fra Cremonese e Cosenza. Mogos al 29esimo del primo tempo e Paulinho al 10esimo della ripresa hanno decretato proprio il successo dei padroni di casa. KO anche per il Crotone, mentre in Serie C vince e rende a Monopoli e il Catanzaro si aggiudica il derby con la Vibonese. Seconda sconfitta consecutiva per il Crotone, classici interrogativi sulla natura di una mini crisi di risultati che attarda la squadra di Stroppa in classifica, mentre Verona e Benevento mantengono un'andatura regolare. Il Pescara non entusiasma, ma riesce a sfruttare le amnesie della difesa crotonese e conquista i tre punti inserendosi di diritto nella zona altissima della graduatoria. Sono i rossoblù a fare la partita, un colpo di testa di Budimir e una staffilata di Faraoni di poco allato sono le uniche finalizzazioni della manovra calabrese, che però riesce a offrire il fianco agli avanti pescaresi. Mancuso approfitta di incertezze e rimpalli fortunosi per sistemarsi in tutta tranquillità la palla del vantaggio che scaraventa in porta battendo Festa. La rete subita batte il Crotone che stenta a riprendersi, serve un acuto, un'invenzione che arriva puntuale nel secondo tempo quando l'ex Benali, l'unico tra gli ospiti sopra le righe, sorprende Fiorillo da 45 metri. È un gol straordinario che potrebbe cambiare le sorti del match. Ma bastano 5 minuti al Pescara per trovare il nuovo e definitivo sorpasso e ancora Mancuso, l'arma letale degli abruzzesi, l'attaccante ex Sambe Catanzaro, riceve palla in area da posizione defilata, non trova ostacoli battendo a rete, inutile l'assalto finale degli ospiti, Budimir non punge e anche l'ingresso di Simi stavolta non incide. Non puoi creare e avere la padronanza del campo in questa maniera e negli ultimi metri magari sbagliare il passaggio gol o non essere così incisivo come poi del resto magari sembrava lo fossimo negli ultimi minuti. Devi andarlo a ricercare poi il risultato attraverso una magari non vorrei parlare di cattiveria, però un'incisività, una qualità diversa sotto porta. Bastano 7 minuti a Catanzaro per sbloccare il derby con la Vibonese. Come arrende l'approccio dell'11 di Auteri, aggressivo ma stavolta fruttuoso. Il taglio di Fischnaller su invito di Giannone è perfetto, così come la girata dell'attaccante che sorprende Mengoni portando in vantaggio i giallorossi. Un gol che Catanzaro ha provato a sfruttare come base per un successo pesante e ha costretto la Vibonese ad inseguire. Ne è nata una gara equilibrata, con qualche occasione sprecata da una parte e dall'altra e chiusa nel finale dalla splendida parabola disegnata da Ciccone sul calcio di punizione. Ha fatto qualche parata importante Mengoni, siamo stati sfortunati, abbiamo preso una traversa. Non è che abbiamo sbagliato situazioni davanti al portiere, quindi non, per questo non siamo arrabbiati, non abbiamo commesso errori, a parte che
sbagliare i gol ci può anche stare. Sicuramente in questo momento davanti, diciamo, non riusciamo a concretizzare quello che si costruisce e quindi c'è difficoltà appunto per andare alla segnatura. È anche vero che, diciamo, c'è qualche calciatore che ancora non è nella condizione appropriata per cercare di rendere al meglio quella fase offensiva che cerchiamo di sviluppare. In testa alla classifica c'è il Rende, a punteggio pieno insieme al Trapani. La trasferta di Monopoli regala alla squadra di Modesto il secondo acuto lontano da Lorenzon. I padroni di casa cercano di aprire varchi nella difesa biancorossa, ma non brillano per concretezza e precisione. Nella ripresa i biancorossi trovano il vantaggio con Rossini al terzo gol in tre partite e controllano la reazione dei pugliesi senza particolari affanni, sfiorando il raddoppio con Franco. La sua conclusione è ravvicinata, semana lasciata da Pissardo, sbatte sulla traversa. Io devo ringraziare i miei ragazzi perché c'è veramente mi stanno dando soddisfazione da quando già ho cominciato ad allenare dal primo giorno, cioè dal 13 luglio. Questi sono ragazzi che non mollano mai, hanno cattiveria, hanno voglia di attaccare, di difendere, soffrono e quindi merito è loro perché questa vittoria è veramente, veramente stata dura. Vediamo adesso le previsioni del tempo. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. Anche nelle prossime ore persisteranno freschi venti di grecale tramontana in un contesto di tempo stabile. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani sereno poco nuvoloso, salvo qualche addensamento nuvoloso su Basso Ionio, dove non è da escludersi qualche breve piovasco. Temperature ancora fresche. Vediamo ora le mappe di mari e venti. Domani mosso il Tirreno, molto mosso lo Ionio, venti moderati o forti di grecale. Per ulteriori dettagli visitate il sito meteoincalabria.it. Anche per oggi è tutto, grazie e appuntamento a domani. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.